dobbiamo spiegare che cos'è l'Aibid, perché finora noi abbiamo fatto una scala, abbiamo parlato di una legge, ma che cos'è l'Aibid, visto che l'hai avuta tu l'idea? L'Aibid è un progetto che coinvolgerà tutti i giovani musicisti italiani che vorranno partecipare suonando nelle metropolitane milanesi e partecipando a un concorso che alla fine premierà il miglior gruppo che avrà suonato nella nostra metropolitana. Allora, le iscrizioni si possono fare attraverso il sito www.liveme.it, ci sarà una scheda di iscrizione. Che cosa verrà date? Bike me. Live me. Ricarica me. Ormai è diventato un logo ormai. Catania me. Catania me. Un'altra città qui. Letizia mi. Oppure mi Letizia. Riusami, una borsa ecologica che abbiamo iniziato ieri. Io avevo chiesto con Marta Ferrari se me ne portavi una, me l'hai portata? C'è, dov'è? In ufficio era qui, la facciamo vedere, bisogna farla vedere perché la roba ecologica è importantissima. Verrà regalata ai mercatini di Natale di Via Mercanti, Piazza Mercanti. Sono 50.000 borse ecologiche in carta che però tengono fino a 15 kg e quindi sono assolutamente riutilizzabili, e 5.000 in stoffa che tengono anche di più. È un'iniziativa per sensibilizzare rispetto al non uso della plastica, dei sacchetti di plastica, che tra l'altro saranno proibiti, sono proibiti da una direttiva europea dal gennaio 2011, quindi noi utilizziamo quest'anno per sensibilizzare i cittadini milanesi regalando 55.000 borse. Pasquale, ho visto che mi ha fatto segno che ha già dato a disposizione perché arrivi la borsa, riciclami. Allora, no, riusami. Riusami. No, è brutto riciclami, non è una cosa bellissima. Cioè, non so se te ne sei reso conto. Vabbè, ma perché io parlo sempre di cose riciclabili. Allora, dunque, cosa succederà poi? Non è un semplice concorso, non è solo un concorso. Offriremo agli artisti emergenti, tutti quelli che verranno selezionati, ne faremo suonare tutti i sabati nella metropolitana a partire credo dal 13 marzo, se non sbaglio, Alan, sì. Giusto Giovanni? Io sì. Il 13 marzo offriremo opportunità che non hanno, ad esempio quella di andare su, forse stiamo negoziando, c'è la possibilità di andare su iTunes, quindi di essere visibili, non buttati su iTunes, così stiamo negoziando per essere visibili. Avremo gli schermi della metropolitana, vero dottor Catania? Assolutamente, tutti a disposizione. Avremo gli schermi per... Eccola! Che bel simbolo, riusami. Ecco, così. Ecco, questa è disegnata da un grande disegnatore milanese che si chiama Ennio Capasa, Couture Nationale, ed è realizzata insieme ad AMSA, quindi è un regalo che viene fatto dal Comune di Milano, da AMSA e da Couture Nationale, che ci ha dato la possibilità di disegnarla e di realizzarla. Un ringraziamento anche a Gisella Borioli, che oggi non c'è, ma è lei che ha organizzato tutto. No, la cosa bella è che non stiamo pubblicizzando solo una cosa, dimostrazione di quanto è attiva Milano, ormai abbiamo detto 86.000 cose. Comunque dicevo, poi ci saranno i video su YouTube, metteremo i video su YouTube, poi dopo, perdonato, avremo i video sul maxischermo di Piazza Duomo? No, perché? Perdonato Barcellona, non lo dico perché siccome ti ha documentato tutto, poi bisogna fare le cose, hai capito? Quindi, ma lo curiamo noi, lo curiamo noi. Ah sì, lo curate voi, soprattutto lui che ce l'ha in casa. No, volevo dire che ci saranno anche video a casa propria, cioè ognuno se lo... Certo, no, tu credi di fare una battuta? No, YouTube. No. YouTube. No, ad ogni artista che parteciperà, noi siccome riprenderemo tutto, gli regaleremo il DVD e lui lo potrà utilizzare come vuole, quindi diventa suo anche, quindi lo potrà far circolare nel suo sito MySpace, nel suo sito Facebook, dove vuole. Quindi sarà... Contaminazione. Sarà un una tanto o sarà una cosa che continua, l'AIMI? Ma certo che continua. Pensi che facciamo una cosa una tanto? No, ecco. Non facciamo nulla che si ferma. Milano sempre in movimento. Soprattutto la metropolitana, se si ferma la metropolitana, c'è il dottor Catania, è un casino. Lei me l'ha alzato questa palla. Quindi è chiaro che tu hai dato un assi quando era porta vuota, anche se mi inciampava in gol questo. Quindi, allora, dov'è Matthew Lee? Matthew, vieni. Allora adesso questo. Come va?
Metodi, tu devi spostare il palco, sindaco Moratti, Catania, metropolitana, assessore Terzi, moda, cos'è? Rizzi, no, tu moda, poi? Creatività, design, commercio, artigianato, poi di eventi, agricoltura, lavoro, formazione, Milan. Praticamente lavora 24 lavora 24 ore su 24. Scusa, ma se tu sei l'assessore allo sport, perché lui ha detto Milan, assessore al Milan? Io sono Inter, una roba importante per lo sport. Allora, tutti gli anni in cui sono stato condicio qual comune di Milano. Tutti gli anni che sono stato assessore allo sport, Milan non ha mai vinto lo scudetto. Quest'anno che c'è lui assessore allo sport, perderà l'Inter e vincerà. Allora, tu devi spostare il piano. Ma lo possiamo spostare, lo lasciamo lì, passiamo prima. Sei sicuro? Sì, ok, allora, Matthew Lee.